digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Oh, oh. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar esto. Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi non sono al massimo perché stanotte praticamente ho fatto una nottataccia. Ario non stava tanto bene, comunque sta influenzato, c'ha mal di gola, non riesce a respirare eccetera. Comunque sta male proprio. Io praticamente non so se mi ha mischiato questa cosa, comunque sono un soggetto asmatico, quindi praticamente ho avuto una crisi di asma e mi sono dovuta fare comunque i miei spruzzi, comunque sono stata male. Poi sono raffreddatissima e in più a questo ho avuto una cosa molto intima, però comunque ve lo dico, magari qualcuna di voi mi può aiutare. Ho avuto comunque delle perdite di sangue, tipo come se fosse ciclo, ma non è ciclo perché praticamente mi sono venute la settimana scorsa. Ed è strano perché ho delle perdite, tipo per esempio ogni mezz'ora, un'ora, tantissimo sangue. Comunque non lo so, ma penso che devo andare a controllarmi e non so se sopravviverò. Probabilmente sarà il mio ultimo video e morirò. Vi ho voluto tanto tanto bene, siete la mia family. Comunque ragazzi, a parte scherzi, mi devo comunque andare a controllare. Sto preparando alla buffata di stasera. Stasera cena non fit con i nostri amici. Abbiamo fatto quella fit di cui avete visto il video qualche settimana fa. Adesso non fit e quindi farò vedere tutto quello che mangeremo. Io mi sto già preparando, cioè faccio il pre e dopo. Faccio cena non fit, il pre e dopo per cercare di smaltire. Mi sono fatta quindi la tisana fit, via, l'ho già bevuta tutta. Mi sono fatta strawberry, sapete che le alterno, strawberry e la vanilla sono le mie preferite. La strawberry sa di fragola, aiuta a drenare, e la vanilla aiuta a dimagrire e bruciare i grassi perché contiene la carcinia ed è a vaniglia. Quindi io faccio ogni giorno una di queste e mi trovo benissimo. E poi, cosa importante, adesso cosa faccio ragazze, mi sono già preparata il vanilla slim shake, questo qua alla vaniglia, tipo frullato alla vaniglia, che è il pasto sostitutivo, ecco qua, ce l'ho qua, e adesso me lo vado a bere, quindi faccio il pranzo con questo, e quindi che contiene comunque le proteine e tutto, per stare bassa comunque di carboidrati, invece di fare il digiuno, perché il digiuno ve lo dico sempre, non lo fate perché vi rallenta il metabolismo. Piuttosto fate questo, questo contiene comunque tutte le proteine, tutti gli ingredienti che servono, come se fosse un pasto, però ovviamente ha pochissime calorie, quindi, e poi vi sazia, cosa importante, non vi fa arrivare con tanta fame. Quindi io mi faccio pranzo con questo, è molto buono, sembra tipo un frullato alla vaniglia, quindi ve lo consiglio. E mi raccomando, usate sempre il codice CARLITA10 sul sito FitVia per i vostri ordini. So che in tante me lo chiedete, è sempre CARLITA10 ed è sempre valido anche se fate più ordini, mettetelo sempre, così avete lo sconto e i prodotti vi arrivano in fretta a casa. Praticamente ragazze, sono ancora in pigiama, non lo vorrei dire, ma sono in pigiama, e qua c'è la pupina, guardate che carina, la mia amore, che praticamente ha tantissimo fil de sonno. È fin di sonno lei, e io gli ho messo la copertina, è vero? Treme, che carino che sei, mamma ti mette la copertina perché lei ha freddo, guardate come sta la nicchiata, anche i vostri cani hanno sempre freddo. Comunque ragazzi, la bella notizia è questa qua, ho sistemato finalmente la mia toeletta, che bello. Infatti mi sono già truccata e ho detto chissà se le ragazze piacerebbe un video, a parte vorrei farvi un get ready in cui mi trucco assieme a voi finalmente, e vi faccio vedere tutti i miei prodotti, trucchi preferiti, naturali, bio eccetera, e poi volevo fare un video della mia postazione trucco in cui vi faccio vedere come ho sistemato le cose. Fatemi sapere se vi può piacere. Comunque adesso vi voglio far vedere i trucchi che ho usato, perché mi è venuta la pelle di pesca super luminosa, ho fatto una base stupenda, ho fatto solo la base e poi ho messo il mio mitico sulle labbra, ho le labbra tutte rimpolpate, il mio mitico addolcilabbra nocciotella, lo amo, è una droga, cioè io ce l'ho sempre in tasca, ogni tanto lo devo tirare fuori, me lo devo mettere, vabbè, sono tutti bellissimi questi di addolcilabbra di Alchemilla, ne vendiamo tantissimi su Carita Shop, comunque questo è una droga per me. Adesso vi faccio vedere tutti i prodotti che ho utilizzato, e ovviamente sono i miei prodotti preferiti che potete trovare su caritashop.com per avere una pelle senza brufoli, senza imperfezioni, e una bella base bio naturale, per chi dice che i prodotti bio naturali non sono validi. Invece guardate qua che bella pelle, adesso vi faccio vedere cosa ho usato. Le ho aperti per farvi vedere, che se no non capivate.
Questi qua sono troppo belli di Alchemilla. Io li ho inseriti subito sul mio shop perché sono veramente molto fini ed eleganti, sono anche buoni e poi hanno tutti ingredienti naturali biologici, quindi che non creano le impurità. Questa è la cipria, vedete, poi sono belli anche con lo specchio. Allora, ovviamente in ordine, prima il correttore ho messo sulle occhiaie, questo un po' aranciato, quindi copre bene le occhiaie. Poi ho messo il fondotinta, eccolo qua. È bellissimo questo qua, è molto, molto coprente e non unge la pelle, è buono, praticamente va messo anche con le mani o con la spugnetta, col pennello, come volete. A me piace tantissimo perché dà un effetto praticamente pelle di porcellana seta, è molto asciutto. Comunque, per completare ho messo anche la cipria, questa qua è la Invisible Powder, che praticamente è trasparente ed è, asciuga tutto, quindi vi fa durare il trucco a lungo. E poi ho messo come blush questo qua, che è il numero 2, se non erro. Sì, 2, Velvet Blush 2. È bellissimo questo blush, mi piace un sacco, molto naturale. E poi sulle labbra vi dicevo, allora, Bad Boy è questa, che è molto scura e viene nel lip kit con la matita. Mi piace un casino, però è bello scuro, quindi gli occhi vanno lasciati neutri. Oppure quella che io metto sempre, che voi sempre mi chiedete, questa è Grande Amore, che è molto portabile. Quindi sono indecisa, non so. Ragazzi, sto osando con Bad Boy, è bellissimo. Io la tinta metto prima la matita e poi sul contorno e poi la tinta. In questo modo è molto più semplice, va tutto con i colori scuri. Cosa importante, ragazze, è togliete sempre il burro cacao prima di mettere la tinta. Io passo sempre un fazzolettino, infatti ce l'ho qua, e così tolgo il burro cacao, perché le labbra devono essere completamente asciutte, così vi dura un casino la tinta. Comunque, così sembro tipo quelle ragazze molto fini ed eleganti. No, vabbè, potrebbe essere una nuova moda. Oh mio Dio, che trash. Questa Bad Boy, ragazze, che ne pensate? Si sta ancora asciugando. Io l'adoro, mi sono innamorata. Comunque, ve l'ho fatta vedere anche perché voi spesso mi chiedete: facci vedere le tinte che hai su Carlita Shop. Noi abbiamo sullo shop tutti i rossetti e le tinte di Nabla, tutti, però ovviamente non li posso indossare tutti, quindi magari in ogni video ne indosserò uno per farvi vedere. Grande Amore ve l'avevo mostrato già in altri video, quindi già lo sapete. Quindi c'è questo qua. È bello, ragazzi, è bello da mettere, secondo me, con, lasciando gli occhi naturali. A me piace. Voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatelo sapere. Ragazze, trucco finito. Vi piace? Comunque, io sto adorando tantissimo questo fondotinta, che è naturale, bio, è coprente, non ha siliconi, quindi non causa impurità. La cosa più importante, ragazze, usate sempre trucco, soprattutto sulla base, naturale, senza siliconi, perché così vi assicurate una bella pelle. E io, da quando uso questo fondotinta, veramente mi trovo benissimo, perché poi copre, è leggero, copre, non unge, è asciutto. Comunque vi faccio vedere tutti i prodotti che ho usato. Comunque c'ho anche le nuove collanine, le collanine argento. Queste le avevamo messe dorate, cioè d'oro, perché quelle sono argento 925, e le avevamo fatte bagnate in oro. Invece poi le abbiamo lasciate solo argento, perché in tante me l'avete chieste la versione argento, e sono, devo dire, anche a me piacciono tantissimo, quindi le sto indossando. Poi piace metterne o due o tre tutte assieme. Comunque le trovate su Carlita Shop, sono bellissime, io le adoro, vi portano tanta fortuna se le comprate. Comunque voglio far vedere il trucco che ho usato. Allora, ho usato il fondotinta, questo qua di Alchemilla, lo adoro, è molto asciutto però è coprente. Poi la cipria, questa qua invisibile, è bellissima perché assorbe il sebo e fa durare il trucco più a lungo. Al correttore questo qua, lo 03, quello aranciato, sempre di Alchemilla, li trovate tutti su Carlita Shop, perché lo sapete che là ci sono tutti i miei prodotti preferiti. Allora, ragazze, mi sono posizionata qua la videocamera un attimo, perché volevo farvi un po' un discorsetto, volevo fare chiarezza e dirvi delle cose che comunque non vi ho mai detto e che volevo dirvi. E
perché comunque mi rendo conto che mi dite sempre le stesse cose e vorrei mettere un punto a questa situazione che veramente è fastidioso. Allora, mi dite sempre questa cosa che nei video io mostro i prodotti che vendo su Caritas Shop, ad esempio le collanine oppure i prodotti bio, i cosmetici, i prodotti che uso, eccetera. Allora, il fatto è questo, alcune persone hanno anche detto fai dei video, apri un canale a parte con solo i prodotti del Caritas Shop. Allora ragazze, la questione di tutto è questa, è che io faccio vedere questi prodotti nei miei video, primo perché io continuamente ogni giorno ricevo centinaia e migliaia di messaggi, di commenti, di domande, di persone che mi chiedono consigli sui prodotti, e quindi per me YouTube, un video come anche Instagram, è un mezzo per poter comunicare queste cose a più persone. Quindi piuttosto che rispondere a chi mi chiede mi consigli un prodotto contro i brufoli e rispondo a quella persona, li mostro nei video. A volte faccio dei video dedicati in cui mostro l'utilizzo dei prodotti, altre volte nel mio quotidiano, nei miei vlog, cerco di mostrare questi prodotti per rispondere a queste persone, così voi sapete che se io faccio vedere, ad esempio ho fatto vedere il fondotinta, non mi andrete a mandare un messaggio a chiedere carità mi consiglio il fondotinta, perché già sapete che io vi consiglio questo fondotinta perché lo uso anche io. Quindi ovviamente per me è un mezzo il video che è visto da migliaia di persone per comunicare queste cose, perché veramente non riesco a rispondere a tutti e mi dispiace. Questa è la cosa, fermo restando che comunque io quando posso lo faccio perché fa parte del mio lavoro e mi piace anche consigliare prodotti anche nei commenti, quindi se mi scrivete io cerco insomma di rispondere. Secondo di tutto è perché proprio mi piace fare questa cosa, infatti vi ho detto anche nel mio tempo libero, io nel mio tempo libero invece di leggere un libro, invece di vedere un film, mi metto a rispondere, sarò pazza, però a me piace fare questa cosa perché proprio la cosa, una delle cose che mi piace di più, no? Che fa parte del mio lavoro barra passione, perché ormai non si sa dove finisce il lavoro, dove inizia la passione, è tutta una cosa. Io amo quello che faccio, amo tantissimo, cioè non mi pesa per niente, è proprio la cosa che mi piace di più, a trovare una soluzione, a consigliare un prodotto, fare una routine. Quindi mi chiedete consigliami una crema, uno struccante, io vi scrivo tutte le cose, vedo le vostre foto anche a distanza, no? Tipo non lo so, consigli a distanza, vedo il vostro tipo di pelle oppure mi dite le vostre problematiche di capelli e sempre poi mandate le foto, guarda la mia pelle, una settimana che utilizzo i prodotti che mi hai consigliato, mi sto trovando bene, ma non perché io sono magica o sono una fata, semplicemente perché i prodotti che vi consiglio sono buoni, perché io sul mio shop metto solo i prodotti che io ho provato e che sono buoni davvero. Quindi io ho questo strumento, ho questa possibilità di aiutare delle ragazze che magari hanno problemi di brufoli, hanno problemi di cellulite, hanno problemi di capelli grassi oppure di capelli secchi rovinati, e io posso aiutarvi a risolvere questo problema, perché non farlo se poi mi piace anche ed è, mi piace tantissimo. Io se mi devo mettere a fare i video, ve l'ho detto più volte, io i video challenge, i video insomma non lo so, quelli proprio stupidi, io li faccio anche perché mi rendo conto, sì sono belli, sono divertenti, però vi devo dire la verità, non trovo soddisfazione come quando faccio video sui prodotti, perché io amo, questa è la mia caratteristica, io ho fatto sempre questo. E qua iniziamo al terzo motivo, quindi dopo quello che mi piace consigliare prodotti, proprio mi piace tantissimo quando poi mi scrivete, mi dite l'ho comprato, mi è piaciuto, mi sto trovando bene, per me quella è una soddisfazione. E poi il terzo motivo è quello che io non faccio nulla di diverso a quello che è il mio personaggio e la mia persona qui su YouTube, perché cioè se mi devo mettere a fare le challenge e cose le faccio, sono simpatiche, però non trovo soddisfazione. La cosa che a me piace di più fare è fare questo, fare video, mostrare prodotti, parlare dei prodotti bio, questa è la cosa che a me piace di più in assoluto, quindi è quello che mi dà proprio soddisfazione, perché mi sento utile, questa è la cosa. Perché sì, anche le challenge, i video stupidi fanno ridere, quindi dico sempre anche utile ridere e farsi una risata, però se io ho la possibilità di fare questa cosa che mi devo far diventare i miei vlog, quello che alcune persone dicono, cioè far diventare i miei vlog vuoti, cioè in cui mi metto qua ragazze il farnetico sulla vita, vi faccio vedere delle cazzate, perché invece non rendere questi vlog utili, perché i vlog sono vlog delle giornate, ma ci sono tanti consigli utili oltre che sui prodotti, no, che magari vi faccio vedere
dire, anche magari ad esempio su cosa mangio, oppure come riesco a stare in forma, cioè io il vlog lo intendo, io quello che faccio realmente la mattina, la sera, cioè quello che sto facendo realmente oggi, quindi questi prodotti io ve li mostro perché io realmente li utilizzo ed è una cosa che faccio dal 2009 che sto su YouTube, io vi ho sempre fatto vedere i miei prodotti cosmetici che utilizzo, i trucchi, cioè la stessa cosa non cambia nulla, semplicemente io sono riuscita dopo anni di fatiche, dopo sacrifici di aver conservato un po' di risparmi a investire in questo progetto in cui sono riuscita a mettere, a creare uno shop che contenesse tutti questi prodotti, tutti i miei prodotti preferiti, tutti i prodotti bio, quelli che utilizzo per capelli, per la pelle, per tutto, in un unico shop, in modo che voi là potete trovare tutto. E questa cioè è stata la ciliegina sulla torta, ma non cambia nulla come quando io vi dicevo, ragazzi, ho comprato questo prodotto e mi sto trovando bene. Cioè è la stessa cosa, perché sul mio shop io metto solo i prodotti che io amo, quindi è proprio la stessa cosa che io vi consiglio, prodotti che io amo e utilizzo davvero nel mio quotidiano, semplicemente li trovate su Carita Shop invece di trovarli di qua, di là, a destra, a manca. Questa è l'unica differenza. Poi non posso nascondere, cioè io ad esempio comunque lo shop ad esempio è il mio lavoro e quindi nella mia giornata c'è ovviamente, quindi non potrei non mostrarvelo, come ci sono i trucchi, mi trucco e quindi ve li faccio vedere, scopro ad esempio una crema anticellulite, ah, adesso la crema anticellulite è mia preferita, non ve la faccio vedere, per dire, se no scherzo, dopo ve la faccio vedere e quindi sono entusiasta di queste cose e ve le voglio dire quando vado in negozio, quando vado in magazzino a Carita Shop cioè io ci vado ogni giorno perché comunque il mio lavoro, quindi è normale che in qualche vlog ci sia, altre parti no, perché poi il vlog fa vedere la giornata, però non proprio tutto, perché quindi cerco un po' di variare e non riesco, a volte devo lavorare, quindi non posso riprendere, eccetera. Quindi questa è la spiegazione, io ci tenevo a fare chiarezza perché davvero, ragazze, questa è la cosa che a me in assoluto piace fare, mi piace tantissimo fare, quella di consigliare prodotti e parlare di prodotti bio, potrei stare ore, ore, ore a fare video su questi prodotti, a parlarvi del perché questo fondotinta mi piace, del perché ve lo consiglio, del perché vi troverete bene, a parlarvi di una crema anticellulite, a leggervi tutti gli ingredienti e a dirvi il perché quella crema funziona, e perché mi sto trovando bene, perché è una crema buonissima, e perché è naturale, perché quindi questo, io sono questa, Carlita è questo, quindi nei miei video, nei miei vlog troverete sempre questo e spero che comunque la percentuale di persone che comunque lo apprezza sia comunque maggiore, sì, ma ne sono sicura perché comunque poi mi ringrazia tantissimo per tutti i consigli e quindi io cerco sempre di sfruttare YouTube. Ad esempio, alcune persone mi dicono: ma tu faresti più visualizzazioni a fare più video di moda, quelle, le challenge, le cose, a non parlare di questi prodotti perché ci annoiamo. Purtroppo io voglio attirare a me sempre quel pubblico di persone che hanno un interesse superiore, piuttosto per la cazzata, hanno un interesse superiore, quindi hanno un interesse anche per il prodotto che si vanno a spalmare o per il cibo che vanno a mangiare. Quindi non mi importa se le mie visualizzazioni sono basse, il mio obiettivo nella vita non è avere visualizzazioni alte su YouTube, non lo è mai stato, piuttosto avere un pubblico che crede in me, un pubblico fidelizzato che veramente che si trova bene con i miei consigli, quello è per me importante. Il numero non è importante perché la visualizzazione, le visualizzazioni si comprano anche e io l'ho scoperto dove 9 anni, dopo 9 anni che sto su YouTube, che le persone si comprano visualizzazioni. Io non ho mai comprato nulla, figuriamoci se. E quindi tutti i miei 400.000 iscritti sono tutti reali, non sono stati comprati neanche mezzo, quindi infatti li ho ottenuti in tanti anni con tanti sacrifici, come me tante veterane su YouTube, insomma, noi quelle vecchie, no, che siamo, sono tutti reali e quindi siamo qua perché abbiamo un pubblico fidelizzato che crede. Io, questa era per me la cosa importante, che quando vi incontro per strada voi mi salutate con affetto, mi ringraziate per i consigli che vi ho dato, non c'è una persona che non mi dice grazie perché grazie a te qualcosa, sono dimagrita, oppure grazie a te ho risolto i problemi di brufoli, qualsiasi cosa. Questa per me è la soddisfazione e non è il numero delle visualizzazioni, perché ripeto, quel numero molto spesso se lo vedete tanto alto è anche gonfiato, sono anche comprati, ci stanno dietro delle strategie che a me non mi interessa proprio, perché figuriamoci se metto, a me interessa avere
un pubblico che crede in me e che mi vuole bene, quindi questo è, io vi voglio bene perché per me siete come delle amiche, siete la mia famiglia, quindi io vi sto qua a consigliare prodotti che realmente uso, cioè non è che adesso io chiudo il video, ah che schifo, e vado e mi spalmo Max Factor oppure la roba col silicone, no, questa è la mia vita davvero, Fitvia, io lo bevo davvero il tè, e veramente vi sto mostrando i risultati della mia vita fit, healthy, comunque basta perché veramente sto parlando troppo e mi darei accapata nel muro solo io. Però spero che abbiate apprezzato, vi chiedo un pollice in su di sostegno, anche un bel commentino se avete apprezzato e oggi stasera faremo anche un video speciale a proposito di cazzate, ogni tanto per variare, però questa ve la faccio perché per i 400.000 su YouTube, un video speciale che faremo io e Dario, lo registriamo stasera con un nostro amico che ci darà una mano e ci serviva una terza voce, poi capirete perché e lo vedrete fra pochi giorni su YouTube ed è molto bello, non vedo l'ora di registrarlo, immagino già le risate. Comunque ragazzi, io vado a lavorare, anche se è sabato, anche se molta gente non lavora, noi lavoriamo, io lavoro sempre, 24 ore, anche la notte, sempre, 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 sempre. Me ne dimentichi e pensate che abbia voluto fare un dispetto. Questa è la crema anticellulite che vi straconsiglio e che veramente dopo anni finalmente ho trovato una crema anticellulite che funziona, cioè incredibile. E appunto l'ho inserita anche su Carita Shop perché l'ho voluta assolutamente prendere, infatti la sto consigliando a tutte e tutte mi state scrivendo che vi state trovando bene, anche dopo una settimana già si vedono risultati, è veramente buona la pappa reale, contiene tanti ingredienti che veramente funzionano. Così viene in questa scatola. È veramente buona, cioè riduce gli inestetismi della cellulite, la pelle a buccia d'arancia ed è molto molto buona, ve la straconsiglio, raga. Ciao ragazzi, lui è mio amico Marco, saluta tutti. Ciao, stasera cena non fit, vero? Non Cosa hai fit, portato tu di buono? la parmigiana. E quindi abbiamo detto tutto. Ragazzi, ragazzi, un attimo di silenzio, ragazzi, ragazzi. Non mi cagano. Ragazzi, ma avete visto che belle le nuove collane? Carlita Jewelry? Sono bellissime. Queste le trovate sul mio shop, Carlita Shop. Le abbiamo fatte anche argento. Poiché me le avete tanto richieste, le abbiamo fatte anche argento, che le avevamo fatte dorate, adesso abbiamo fatte anche argento. Ti piacciono, Giussi? Sì, sono Sono bellissime. bellissime, le 3 stelle, stella, luna. Sono stupendissime. Comunque, ragazzi, questi fanno un gran baccano. E adesso, stasera, abbiamo fatto una grande cena non fit. Vi faccio vedere alcune delle cose che ognuno ha preparato qualcosa. Io ho fatto gli gnocchi. Qua ci sono tanti tegamini di gnocchi. Poi il nostro amico D'Avellino ci ha portato la mitica parmigiana, è buonissima. Poi mitici friarielli napoletani con salsicce, guardate. Proprio non fit per niente il pane. E adesso vi faccio vedere un po' la tavolata. Cosa c'è qua? Cos'è questo? Ah, i funghi, le cose sott'olio, il prosciutto, le mozzarelle, la ricotta e i tarallini. Amore, non abbiamo preso i tarallini. Ho comprato questi qua al Conad. Sono molto invitati. Questi limone e pepe e questi alla pizzaiolo. Ok, ciao. Ragazzi, queste sono le melanzane che ha fatto mia suocera, la mamma di Dario. Non sono fit, c'è il mondo sopra, non so, uovo, prosciutto, comunque duro. Ragazzi, ho fatto giusto 2 gnocchi. Questi li abbiamo fatti io e Dario, stanotte. E lei cosa hai fatto? Tu Si è fai vedere? cresciuta. Si è scontata, povera bimba. Comunque, ragazzi, buon appetito. Non fit. Sarà l'anziana. Ragazzi, come sono questi gnocchi? Guardate come filano. Buoni, vero? Non fit, c'è cioè un chilo di provola dentro. Non potrebbero mai essere fit. Buoni, amore. Quiero hipnotizarte, una estrella traer, hasta el cielo bajar.